ragazzi? Allora, sono molto contenta di fare questo video perché è un video in italiano e come sapete il mio primo canale è in inglese, quindi ho pensato perché non fare video in italiano anche parlati, dove racconto un po' anche come va qui a Londra, un po' di tutto sul secondo canale, un po' più confidenziale, quindi dove parliamo, un po' come un piccolo angolo. Mi andava molto quest'idea. In questo video voglio mostrarvi un po' degli ultimi acquisti che ho fatto qui a Londra, così da mostrarvi un po' quello che ho trovato qua a Londra, come mi sono trovata con i prezzi, un po' di tutto. Ditemi voi se vi piace l'idea e soprattutto se vi piacerebbe vedere anche altri video di questo genere. Allora, per quanto riguarda il mondo beauty, non ho comprato assolutamente niente ancora, perché non mi attirava tutto quello che c'era, mi ha attirato solo una cosa, ovvero un rossetto di MAC. Vabbè, logico, come faccio a resistere con i rossetti MAC? Ho avuto un problema proprio, cioè visivo, io l'ho visto e ho avuto una specie di imprinting come Jacob in Twilight, ma comunque a parte questo. Iniziamo, l'unico prodotto di beauty che potrei veramente mostrarvi sono forse i prodotti di Lush, ma i prodotti di Lush non sono esattamente di bellezza, lo so, sì, sono di bellezza. Non sono sicuramente creme corpo, non sono queste cose, sono semplicemente delle bath bomb. Ve le ho già mostrate nel video vlog, ma logicamente per chi non avesse visto il video vlog le dimostro. La prima è questa e si chiama Northern Lights Bath Bomb ed è questa bellissima ballistica in italiano ed è quella di Halloween, anche se la stanno allungando per Natale. E io non l'ho ancora usata, cioè tutte queste che ho comprato ce le ho già forse una settimana, due settimane, non le ho ancora utilizzate perché io comunque quando compro non è che utilizzo tutto subito, Lush, quando ho voglia davvero di rilassarmi con un bagno vado di Lush tranquillamente. Ma questo è un profumo davvero floreale, molto molto rilassante, infatti si dice che è forse appunto la ballistica più rilassante di quest'anno. È molto bella, l'ho vista anche nel video di Lush come risulta praticamente una volta che appunto si rompe l'interno e fuoriesce appunto tutta la magia di brillantini. Credo che ci siano anche brillantini all'interno. Deve essere molto bella perché è un profumo molto rilassante, quindi penso che più che rilasciarlo sul corpo è più un aroma che si sente nell'atmosfera di tutto il bagno, no? Questa è una delle mie preferite come profumo ed è Butter Beer, quindi orso di burro. Logicamente sa di vaniglia. Ah, mio Dio, questo è fantastico. Io amo la vaniglia, cioè voi potete darmi qualsiasi profumo, ma i profumi dolci, boom, cioè ci azzeccate proprio. Io non sopporto tantissimo i profumi un po' nauseanti. Nauseanti è che mi prendono praticamente la zona della testa. E questa invece è appunto creamy candy bath. Ah sì, questa non è una bath bomb, questa è una bubble bar. Sì, appunto questa. È rosa con i fiorini al centro. Questa fa veramente tante bolle. Praticamente tu ne prendi un pezzo, lo squagli tra le mani e puoi tranquillamente massaggiarti anche il corpo. È molto bella, infatti è un po' burrosa perché infatti si scioglie tra le mani, però non è appunto qualcosa che si rompe in acqua, cioè tu devi andare proprio a squagliarla tra le mani e comunque puoi massaggiarti, però è qualcosa che fa le bolle. L'ultima invece è proprio la classica tonda ed è questa e si chiama Shoot for the Stars, The Fall in Our Stars. Questa sa di miele, come appunto ho detto nel video vlog, sa di miele e di qualcos'altro. Io veri oggi la adoro come odore, l'altra volta
li ha presi in testa, quindi dipende anche un po' da come siete fatte voi. E in tutto ho speso 19 sterline, perché qua le balistiche costano sì e no 3 sterline massimo, e invece in Italia so che costano addirittura 6 euro l'una o 7 euro mi sembra, perché ricordo di averne acquistata una o due in Italia. L'unico prodotto che forse vi posso mostrare appunto di beauty che ho preso, l'ho preso più che altro per Matteo, cioè il mio ragazzo, e Matteo ha, diciamo, il problema dei punti neri, ma penso quasi tutti i maschietti, perché non hanno voglia, cioè maschi non sono, delle persone che sicuramente tendono a curare queste problematiche. È sicuramente un qualcosa che si è trasportato nel corso degli anni, quindi io ho cercato di dare un tentativo a questo prodotto, che non so effettivamente quanto sia valido, perché quando l'ho usato, cioè quando Matteo l'ha usato, io non ho visto sicuramente il cambio radicale da un giorno all'altro. Certo è che ne dovrebbe fare un uso frequente, però non tutti i giorni, questo si intende. Magari un giorno sì, due no, perché il naso ha bisogno comunque di esfoliare, eccetera eccetera. Questo è praticamente un peeling in gel ed è della Soap & Co. Questa compagnia è ovunque a Londra, in ogni centro commerciale. Praticamente voi ne mettete una goccina sulla mano, aspettate 2 secondi e dopodiché iniziate il peeling. E tutto ciò che si forma è la cellula morte, ecco, che sta eliminando il prodotto. Io adesso... Ok. Io adesso non so quanto esattamente questo prodotto valga. Non so se è una presa per il blip oppure è semplicemente un prodotto che davvero funziona, solo che va usato. L'odore è fantastico, però non so. E la differenza effettivamente si sente. Allora, inizialmente costava 60 sterline. Abbiamo guardato la commessa e mi ha detto: "Are you serious?" Lei si è messa a ridere, ha detto: "No vabbè, non vi preoccupate, vi faccio uno sconto se prendete anche un altro prodotto." Beh, dipende da che sconto è, ci faccia vedere. Ha messo praticamente la crema più questo prodotto, credo, sì, 20 sterline. Boh, ci siamo guardate e ho detto vabbè, per una crema in più abbiamo detto di sì, quindi... Non è sicuramente forse il prodotto top, perché ancora non vedo questo miglioramento in Matteo, perché io non lo sto utilizzando. Forse lo dovrete stare su di me per capire. Comunque andiamo avanti e per quanto riguarda le cose che non c'entrano niente, ho preso delle matite nuove da disegno. So che magari a molti di voi non interessano, però so che invece ad altre tante di voi interessa. Sono della Darwin's, ed è una marca di disegno davvero molto molto famosa. Sono fatte così e sono praticamente quelle da sketch, quindi da schizzo, da disegno veloce. No, da disegno veloce, da disegno, cioè. Sono 2 in HB, 2 in 2B e 2 in 4B. Quindi sono 2 più dure, 2 medie e gli altri 2 morbide. Quelle 4B sono morbidissime per sfumare, un casino. E mi sto trovando molto molto bene, sono belle, sono molto... Hanno una, praticamente una presa molto grossa, cioè non sono classiche matite. È rivestito sicuramente da qualche materiale anti... Come si può dire? Che non scivola? Perché la presa è un bel attrito, cioè quando disegno è una bella sensazione, ecco. L'unica cosa che secondo me è forse la mina troppo grossa per disegni piccoli, anche, cioè se anche la temperi è proprio grossa, effettivamente forse non è per dettagli piccoli, anche perché sono matite abbastanza, tra virgolette, morbide, quindi va comunque a perdersi quello che è un particolare. Mi piace il fatto che siano chiuse in questo astuccino di latta, le protegge, le lascia lì in ordine e fine. Allora, un altro acquisto è la Yankee Candle che vedete di là, ed è la Christmas Cookie. Mi sta piacendo molto, l'accendo
per tantissime ore, cioè nel senso io una volta che l'accendo so che sono in casa, che non devo uscire subito, la lascio proprio tantissimo bruciare, fa un odore davvero di vaniglia, di biscotti rilassante, dura un casino, mi piace tantissimo ed era in sconto qua a Londra, l'ho pagata 14 sterline, quella full size, cioè quella grandissima, gigante, come si chiama? Ok, altri acquisti che ho fatto sono gli accessori. Un paio sono questi orecchini qua. Sono molto semplici da lobo da tutti i giorni, autunnalissimi, invernalissimi. Adoro perché questi metti semplici e sono anche eleganti. Sto preferendo gli orecchini a lobo con appunto dei particolari perché col cappotto, la sciarpona, gli unici a vedersi sono questi due magari brillantini, questi due orecchini che fuoriescono. È sicuramente un orecchino grande, non verrebbe neanche visto. Gli altri sono questi, e sono questi carinissimi, come dire, appunto orecchini a lobo, pieni zeppi di Swarovski. Premetto che questi orecchini li ho presi tutti da Primark a una sterlina. Una sterlina. Poi ho preso questi, che sono delle gocce, aspettate, ecco, che sono delle gocce, sono color oro antico, con questi Swarovski a goccia, appunto, bellissimi, la sera e anche il giorno, vabbè, sono fantastici per un look molto elegante e sofisticato, ma comunque anche semplice, cioè io le uso anche un po' come fossero le perle, sapete che a me gli orecchini a perla piacciono tantissimo, li uso tutti i giorni e appunto sono proprio così, cioè metto, vado, via, finito. Per quanto riguarda l'abbigliamento, credetemi, non ho preso niente di che. Infatti, sicuramente per quanto riguarda l'abbigliamento farò un video a parte dove vi mostrerò magari un giorno quando ho comprato davvero un po' di cose e quindi esce un video davvero di haul di abiti, forse è meglio. Ho preso comunque questo cappellino semplicissimo, in lana con il pompon. Questo è fantastico per il periodo che sta facendo qua, appunto gelo. E poi ne ho preso uno anche color beige. Questi li ho presi da Primark a 2 sterline. Poi ho preso questo sempre da Primark. Ed è questo maglioncione fatto tutto in pelucchio. Così si può chiamare. È fatto appunto, ha anche qualche forse glitterino, credo. E poi il cappottino che ho preso sempre da Primark, questo non mi ricordo quanto l'ho pagato, credo 19 sterline, appunto ha anche il cappuccio, è molto cappuccetto rosso, cioè è proprio rosso Natale, credetemi, ora sta uscendo un sole che prima non c'era, quindi sembrerò ora di diverso colore, ma il sole fa cucù. Comunque, niente ragazzi, questo è tutto quello che ho preso più o meno in questi giorni. Niente, quindi ci vediamo al prossimo video ragazze. Ciao!